Un cordiale buonasera da Sara Menin, da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Piali sono pronti a raccontarvi questo anticipo della 30ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Fiorentina-Milan è una partita dai grandissimi significati, e la dimostrazione è la coreografia che fa veramente da entrata dei giocatori in campo, fa da cornice all'entrata dei giocatori in campo in maniera sontuosa. È qui a Firenze, tappezzata di viola a sinistra, tantissimi colori per ricordare anche i tanti cuori viola che sono e hanno abbandonato i loro fratelli in curva prima del tempo, e tra questi ovviamente anche il cuore di Gio Barone. Una serata particolare, una serata nel segno del ricordo, ma una serata da tenere in debita considerazione anche per quello che significa per la classifica di queste due squadre. Il Milan vuole blindare il secondo posto e con esso ovviamente la qualificazione alla Champions della prossima stagione. La Fiorentina, l'Europa deve conquistarsi a suono di prestazioni, così come ha fatto del resto nel corso delle ultime giornate, non premiate però dai risultati. Buonasera, benvenuti in trasmissione Sara Meini, per raccontare ciò che di splendido stiamo ammirando questa sera allo Stadio Franchi di Firenze. Bellissima davvero la coreografia che ha accolto l'ingresso delle due squadre in campo. C'è anche il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, che sta aprendo una maglia dove c'è scritto Gio Barone, in ricordo del direttore generale scomparso il 19 marzo scorso. Ma l'emozione è cominciata per i giocatori della Fiorentina fuori dallo Stadio Franchi, perché tutti i tifosi si erano dati appuntamento intorno alle 18:45 sotto la curva Fiesole per accogliere, per sostenere la squadra in questo momento difficile. Il pullman ha faticato ad arrivare fino ai cancelli che poi accolgono solitamente i giocatori viola, perché era fermato da tutti i tifosi che stavano nel mezzo della strada, proprio con cori, con canti e con tutto quello che si può avere in un momento così difficile, appunto per sostenere la squadra di Vincenzo Italiano, colpita più di tutti dalla scomparsa del direttore viola. È alla nostra sinistra la curva Fiesole, famosa di una coreografia meravigliosa, un giglio peraltro multicolore su un tappeto viola, e proprio per ricordare i tantissimi tifosi della Fiorentina e di quella curva evidentemente che hanno lasciato i loro fratelli. Intanto all'interno del campo vediamo tanti bambini con la maglia del Milan e con la maglia della Fiorentina e dei palloncini bianchi in mano. La maglia è bianca, quella del Milan con un richiamo verticale sulla spalla sinistra, rosso nero completo viola. Invece per i padroni di casa, di fronte a noi invece quel tappeto viola si espande per tutta la tribuna di fronte alla nostra postazione, appunto vanto e gloria, quello striscione che siamo abituati a vedere proprio ai piedi della curva Fiesole di Firenze, vanto e gloria questa squadra. E questa squadra stasera dovrà evidentemente restituire, almeno emotivamente, al punto di vista emotivo, ciò che questi tifosi stanno regalando non solo al club ma anche a tutto il calcio italiano, e credo che anche la compostezza dei tifosi del Milan, ce ne sono circa 2.000-2.500 sugli spalti del Franchi e stasera, stia dando una dimostrazione in questo senso. È il momento di ricordare con il minuto di silenzio e di raccoglimento, di onorare la memoria di Gio Barone. Squadre radunate a contorno del cerchio centrale del campo con i bimbi di cui abbiamo parlato prima, le maglie della Fiorentina e del Milan di questa sera, i pantaloncini bianchi in mano che lasceranno, immaginiamo, volare in cielo quando finirà questo minuto di silenzio, di raccoglimento di tutto lo stadio. Ciao Gio, c'è scritto sui grandi schermi dello stadio di Firenze, lo schermo alla nostra destra perlomeno. Un grande applauso all'inizio, un grande applauso alla fine di questo sentitissimo minuto di raccoglimento, e come detto i palloncini bianchi dei bimbi che sono sul lato terreno di gioco, che volano
in cielo, e adesso quasi in maniera liberatoria si può scatenare il tifo della Piesola. E beh, direi di sì, il primo coro è nei confronti della Fiorentina, un momento davvero emozionante. Se togliamo l'applauso iniziale, poi rigoroso silenzio che ricordava Francesco anche quel marzo del 2018 quando perse la vita un altro personaggio molto importante della Fiorentina, ovvero Davide Astori, indimenticato anche lui, capitano viola. Anche in quei giorni si vivevano momenti così tristi. Continuano ad innalzare il colo viola viola i tifosi della Fiorentina nel cielo di questa città magnifica, e sta per iniziare la sfida tra la Fiorentina e il Milan. Dall'ufficio stampa del Milan noi ringraziamo ovviamente Laura Bandinelli, ci fanno sapere che il Milan e il presidente Scaroni durante il minuto di raccoglimento hanno voluto ricordare Gio Barone depositando un mazzo di rose bianche, si parla di 50 rose, sulla sua poltroncina in tribuna autorità. Un gesto di grande sensibilità e di grande cavalleria da parte del sodalizio rossonero. Giguazè va via in tunnel, Abiraghi si avvicina velocissimo in area di rigore, ancora lui, la palla in mezzo, il sinistro piatto di Olivier Giroud tra le braccia di Terracciano, palla gol clamorosa per il Milan, e l'iniziativa di Giguazè sulla linea di destra, spaventoso come è andato via questo ragazzo, con che velocità, con che capacità tecnica, specie nel tunnel. Attacca la sinistra, Leao contro Milenkovic in area di rigore, le finte del portoghese con il destro, pallone che sfiora il piede destro di Olivier Giroud, si perde abbondantemente al lato del palo sinistro della porta viola. Quando si mette in moto Rafaleao sono guai per tutti. C'è questo che mette in movimento Giroud, Giroud che corre molto veloce, va sul settore di sinistra, vertice del rigore, Leao punta Dodò, il cross dalla parte opposta, Chukwueze che si coordina, il colpo di testa, la parata di Terracciano, il pallone che finisce in corner, altra palla gol per il Milan. Chukwueze scatenato, ancora un colpo di testa, ancora una parata sulla linea, salva tutto Biraghi, se non andiamo errati il tocco era stato quello di Rafa Leao che sembrava decisivo per spedire il pallone in porta. Secondo me Leao, Belotti che dovrebbe avere Belotti? Sì, invece di segnare un gol comunque come se l'avesse fatto perché ha salvato, eccolo veramente. Qui fallo Belotti, attenzione Belotti lanciato dai colè, Belotti Belotti in area, Belotti destro con il corpo, Magnan mette in corner, ancora i colè in area, palla sul sinistro, colè parte il tiro, pallone piondato verso il primo palo, sfiora il montante, accarezza l'esterno della rete, termina sul fondo, due palle gol per la Fiorentina nel giro di un minuto. Di testa Dodò, corto, arriva Reinders prima che la sfera possa uscire dal campo, si improvvisa alla sinistra l'olandese, poi sfrutta la discesa di Leao, Leao, Leao in area, prova con il piatto a cercare dall'area piccola il secondo palo, di reattività Terracciano è andato a bloccargli con il palmo della mano sinistra il pallone che stava appunto avvicinandosi minacciosamente e rotolando minacciosamente verso la porta. Attenzione per il Milan in rigore, Leao prova a girare il destro, Terracciano che si oppone ancora una volta, la fiammata del Milan con questa palla lunga sul settore di destra, è partito il cross da quel lato del terreno di gioco, è arrivato Leao, messa sul destro, ha esploso il suo diagonale che è stato respinto dalla portiera della Fiorentina, Magnani che va in rinvio con il sinistro, Giroud contro Dodò, colpo di testa del francese, il secondo è quello di Mandragola, mette però inavvertitamente in movimento Reinders, Reinders al limite, Leao in area di rigore da sinistra, punta l'avversario, la rimette in mezzo, la conclusione con il piatto ancora una volta di Giroud, un rigore in movimento nel primo tempo con il sinistro, allo scadere del primo tempo con il destro, nella prima occasione tra le braccia di Terracciano e adesso oltre la traversa, movimento più o meno identico. Florenzi sventaglia verso il cerchio centrale del campo cercando la soluzione di testa di Giroud, trova quella di Leao sulla destra per Chukwueze, attacca la rigore, sovrapposizione, Leao colpo di tacco in mezzo, è solo Loftus-Cheek sinistro, ha segnato il Milan esattamente al primo minuto e 40 secondi di gioco, nel corso del secondo tempo cambia il parziale all'Artemio Franchi di Firenze, grandissima giocata del Milan questa volta sull'asse Chukwueze, Leao colpo di tacco che coglie il controtempo, il difensore centrale della Fiorentina che era più a diretto contatto col pallone, a quel punto solo soletto nell'area piccola, Loftus-Cheek ha un po' tentennato e poi ha spedito imparabilmente alle spalle di Terracciano. Sì, ha avuto sfortuna la Fiorentina, possiamo dirlo, certo, perché all'interno dell'area di rigore è scivolato Milenkovic, esatto, e questo ha favorito ovviamente Loftus-Cheek, Loftus-Cheek che tra
tra l'altro aveva anche sbagliato, ha cincischiato a un certo punto e poi dopo è riuscito. Si è ritrovato il pallone tra i piedi, forse lui, nemmeno lui immaginava tanta grazia, però il colpo di tacco dal fondo sulla sovrapposizione di Leao, il colpo di tacco del portoghese spalle alla porta, ha fondamentalmente preso in controtempo Milenkovic, che ha provato a frenare perché era più avanti rispetto alla traiettoria del pallone che gravitava alle sue spalle. Lui aveva paura di avere qualcuno alle sue spalle, come in effetti c'era Loftus-Cheek, non ha trovato grip sul terreno, Milenkovic è finito a terra, il gioco da ragazzi per Loftus-Cheek dopo un controllo non dei più ortodossi di fronte alla porta di Terracciano. E attenzione, Iconè sinistro, ha pareggiato Duncan esattamente al minuto 5 nel corso della ripresa. La Fiorentina ha trovato lo spazio tra le linee di difesa e di centrocampo del Milan con Duncan, non un fine dicitore, ha piazzato invece di giustezza questa volta col piattone sinistro il pallone verso l'angolo più lontano, lì dove Magnan non è potuto intervenire. Botta e risposta al secondo minuto del secondo tempo, il gol del vantaggio del Milan con l'Loftus-Cheek, il pareggio al quinto di Duncan. E adesso è andato a esultare sotto la tribuna autorità, dove ci sono dei parenti ovviamente di Gio Barone, l'unico giocatore che è stato citato proprio durante il funerale del direttore generale Viola, è stato Duncan, e lo ha citato il figlio più grande del dirigente Viola, Peter, quando in inglese ha salutato il padre prima che finisse la messa e ha detto: mio padre si fermava sempre, magari brontolava Duncan, ma al termine di tutti gli allenamenti si fermava con i figli proprio di Duncan a giocare. Questo per far capire quanto il dirigente Viola era legato a tutti i giocatori, a tutte le famiglie della Fiorentina, e quindi insomma è andato a esultare con un cuore e battendosi la mano proprio sul cuore Duncan per il dirigente Viola. Glielo chiederemo certamente a fine partita. Un momento così molto particolare per il numero 32 della Fiorentina, tra l'altro un gol di pregevolissima fattura tecnica, fase molto caotica della partita che il Milan prova in qualche maniera a dirigere in maniera ordinata grazie all'arresto di Reinders, al pallone in verticale splendido, Leao in area, Leao salta il portiere, porta vuota, è un ruggito che si alza dall'Atlantico e arriva alle porte di Firenze, Rafa Leao al settimo minuto della ripresa, porta in vantaggio nuovamente il Milan, azione meravigliosa della formazione di Stefano Pioli, tutto in verticale questa volta, qualche responsabilità però crediamo di poterla addossare a una difesa Viola che si è fatta trovare improvvisamente smarrita e anzi fuori posizione. Assolutamente, ha colpito Rafa Leao con la sua velocità, ha lasciato sul posto di fatto Milenkovic, ha provato a rincorrere anche Martinez Quarta che era evidentemente in ritardo, Rafa Leao ha superato anche Terracciano prima di mettere alle spalle del portiere Viola proprio con un piattone destro, a quel punto facilissimo, tutto quello che era arrivato prima era difficile. Sì, molto complicato Rafa Leao, innanzitutto con la progressione a seminare gli avversari, la disperazione di Vincenzo Italiano una volta entrato in area di rigore ha semplicemente basculato il suo piede destro in corsa fintando per Terracciano che è rimasto ovviamente per le terre appoggiando poi nella porta vuota il pallone del 2-1 in fuori del Milan, all'inizio di ripresa a dir poco funambolico. Reinders contro Mandragora, serie di doppi passi olandese, ancora indietro la tentativa di angolazione, Leao per Reinders, ancora arretrato Duncan, ci mette una pezza, poi perde il pallone, poi arriva Florenzi con la conclusione di destra, la parata in corner di Terracciano, e attenzione perché si è scatenato Rafa Leao e lo spettacolo diventa protagonista allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Attenzione Belotti, destro, miracolo di Magnan che ha tolto il pallone e ha tolto le ragnatele dal 7 alla sua sinistra con il guantone, è riuscito a mettere la traiettoria in corner. Che conclusione quella del Gallo Belotti, incredibile. Poi sotto porta ha provato ancora una volta Belotti, ha schiacciato il pallone ma troppo debolmente, è finito tra le braccia di Magnan. Belotti però pericolosissimo in area di rigore del Milan. Belotti in area, Belotti sinistro, e ancora una volta la parata pazzesca
da parte di Maignan, che riesce ad evitare la marcatura della Fiorentina. Ma insomma, adesso dobbiamo dire che la Fiorentina meriterebbe ampiamente il gol del pareggio. Era Mandragora? Sì, era Mandragora e non Belotti. È andato infatti con il sinistro ad arcuare sulla rimessa laterale lunghissima di Caio De, che aveva preso alle spalle la difesa del Milan da destra, squato una sorta di rainbow di arcobaleno, l'intervento in acrobazia da parte del portiere del Milan. C'è Jovic in area, sinistro, anzi Pulisic, la respinta in corner questa volta di Terracciano. L'arbitro dichiara finite le ostilità, ha vinto il Milan sul terreno della Viola per 2-1. È stata una bella partita, gentili ascoltatori, che il Milan sicuramente ha meritato di vincere, ma che la Fiorentina non ha meritato di perdere, specie per il doppio intervento di Maignan, prima su Belotti e poi su Mandragola nel corso di questa emozionante ripresa. Milan che consolida il secondo posto, Fiorentina che rimane in rincorsa della posizione che potrebbe valere l'Europa della prossima stagione. A me non resta che ringraziare per la preziosa collaborazione tecnica Andrea Pieri, per i più che mai interventi accanto a me in postazione cronaca Sara Meini, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Milan ha battuto la Fiorentina per 2-1 al Franchi nell'anticipo della 30ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.